Un bacio. Buondì, o almeno buonanotte, buonasera, buongiorno, buondì, mi piace di più buondì, buondì, buondì. Senza un buon motivo particolare abbiamo deciso che tra 5 ore partiamo e andiamo a Firenze. Sono le 2 di notte, io faccio una piccola ricerca su cosa fare domani. 10 cose da vedere gratis a Firenze. Sto facendo un po' come tutte le ricerche che ho fatto. Copia e incolla, le sto sbattendo tutte su Word. Ok, signori, io ho organizzato tutto, quindi ci vediamo domani mattina con Ale. Ma buongiorno! Ciao, forza! Ma perché devi fare lo stalker ogni volta? Dobbiamo ancora partire, il treno è in ritardo, sappiamo già di aver perso la coincidenza. No, sbagliamo la macchinetta, ho capito che voglio fare. Non ti gira, non ti gira. No, dobbiamo timbrarlo! Davide, ma tu ti senti uno youtuber famoso? Quanti follower sali? Due a video, appunto di arrivare almeno 1000 follower in almeno altri 500 video. Ma carina, pessima. Fallito. E anche la mamma mi vuole, neanche mia sorella guarda i video, nessuno. L'unica soddisfazione sei tu. Sì. Dio santo. Il treno è in ritardo di un'ora. Basta. Abbiamo deciso di fare una bella passeggiata per Bologna. Adesso pausa a Bologna e adesso torniamo a Firenze. Mi hai fatto riperdere di nuovo? Ma non è vero! Siamo arrivati, Ale! Wow! Una cosa fatta! Questa cosa? Santa Maria del Fiore. Abbiamo fatto la prima tappa, il problema è che già dalla seconda non la troviamo più, ci siamo già rotti con questa statua. Sembro io quando il sabato mattina mi sveglio dopo una serata piena di birra. Dov'è Alessio? Eccolo là. Il turista perfetto. No, lui è quello che mi ha rubato il nome. Ok, prossimo passo. Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. Cioè, quanto è bella questa zona qua! Ponte Vecchio. Ci sono ancora delle ore di salita. Scalare, salire, salire, crescere, crescere. È il successo. È la metafora del successo, la salita. Vita. Scotto, ma se piove si scioglie. La vita. Come la scala di un pollaio, ripida e piena di merda. Questo è il giardino delle rose. Il problema è che ci ho pensato dopo che le rose non ci sono perché non è periodo. Quindi questo è il giardino delle rose senza rose. Non vediamo ancora Firenze dall'alto. Andiamo, andiamo su. Ma io ti aspetto, io già ho visto Firenze dall'alto. No, da più in alto. Non lo so, mi sembrava più figo come effetto. Ma piuttosto schifo. Poi c'è quel tipo lì che mi angoscia con quella musica lì, ma porca miseria. Scrivi che nel giardino delle rose non c'erano le rose. Ma cosa me l'ho aggiunto io? Mangiare la fiorentina. Cioè, guarda quante persone guardano tre cani e meno mi guarda nessuno, Ale. Un sette. Quella si è stata una faccia, se aveva fatto male ne poteva fare. Secondo me nel video si sente il respiro affannoso che ho. Buon appetito. Firmami questa. Mangiare la fiorentina. Fatto. Dai, fantema. Bello. Sono molto fiero di me. Ho fatto questa foto qua nel 2017, dopo 3 anni mi sono fermato a mangiare qua. Che figata, casualmente. Per pure casualità ci siamo trovati in mezzo al carnevale di Firenze. Ah, ecco perché sei così stronzo. Stanco diventa capriccioso. Guarda com'è romantico. Era sta manda. Ok, finisce qua la nostra super avventura di una giornata. Milano Loreto, la prima classe in coda. Basta. E finisce qua la nostra giornata.
Non riesco a fare il video, Ale, però. Ciao.